Buongiorno e bentrovati da parte di Simone Ferrelli. Live Sport Academy comincia l'ultimo atto per la categoria 2012 Trofeo Memorial Emilio Della Penna. Si affrontano Accademia Calciatori e Savio, squadre che hanno raggiunto adesso il cerchio del centrocampo. Un rapido saluto e poi si parte. Arbitro, giunge ora il fischio del direttore di gara che dà il via a questa finalissima. A battere è l'Accademia Calciatori. Caparrucci ragiona in linea orizzontale, adesso occhio perché c'è il tiro dalla distanza con l'esterno fuori. Sale l'Accademia Calciatori. Valentini trova il dialogo con il compagno, poi arriva la conclusione, Valentini se la ritrova lì e da due passi firma la rete dell'avvantaggio. 0-1 Savio quando sono 4:30 sul cronometro, ha segnato il numero 10. Ender. Posizione verticale, la chiama. Numero 1 Rossi. Rimessa in gioco Accademia Calciatori. Ora sulla tre quarti, spostato il gioco sulla destra, dai, e vai che si completa, c'è l'opportunità di calciare Rossi. Ci metti quanto. Giro da corner. Batte Pellegrini, disegno profondo sul secondo palo, c'è lo stacco di testa. Orfea qui a colpire il pallone. Calcio d'angolo dall'altra parte. Lotta Morfea con due uomini addosso, trova poi la traccia lunga per Valentini, campo che era terminato lateralmente, si riprende dalla rimessa laterale. 8:30 sul cronometro, meno di 10 allo scadere della prima frazione. Qui uscita valanga di Rossi che prende solo il pallone. Bravo l'estremo difensore a chiudere tutto. Occhio perché ci prova l'Accademia con il tiro al lato ma non di molto. Luzzi. Banda per Pellegrini. Si gira il numero 9 ancora Pellegrini da destra. Prova a passare qui, doppio contrasto, poi Vender con il destro, conclusione in porta, respinta dall'estremo difensore, si salva l'Accademia Calciatori dallo 0-2. Fini, trovata la deviazione, andiamo Luzzi con le mani. Valentini, Luzzi, pallone di ritorno tra i piedi del 10, Vender, Caparrucci, spedisce dall'altra parte, Vender. Manda lungo, pallone gestito in qualche modo da Pellegrini con la scivolata alle sue spalle senza fallo. Rimessa laterale già battuta Valentini in torsione con la testa tra le braccia del portiere. Vender. Caparrucci. Prova a far sfilare il pallone a destra, campo terminato. La rimessa per l'Accademia Calciatori. Che prova qui a verticalizzare, occhio perché buca l'intervento il portiere, poi si resta lì con il pallone ribadito in rete. E dunque è 1-1, cambia il risultato, la riapre la squadra di casa. Avanti il pallone, Pellegrini si avventura sulla sfera, Valentini sulla tre quarti, se la porta sul piede forte, non può calciare, pallone di ritorno in zona, Caparrucci che rispedisce in avanti con Pellegrini a prolungare forse un fallo alle spalle del 9, no a detta dell'arbitro, si prosegue. Ancora l'Accademia Calciatori, Morfea la controlla, poi mette il cross buono per Valentini, Pellegrini lascia, Vender libera il destro, conclusione che non si abbassa. Vender si gira, poi apre sulla destra e intanto arrivano i due fischi da parte del direttore di gara che manda le squadre a riposo. Accademia Calciatori Savio, dopo il primo tempo è 1-1. Fischia l'arbitro, comincia il secondo tempo di Accademia Calciatori Savio per questa finale della categoria 2012. 1-1 il parziale dopo il primo tempo. Riconquista l'Accademia Calciatori che si presenta dalla tre quarti, chiuso il triangolo lungo con il pallone che passa, c'è stata la deviazione di un giocatore in maglia bianca e dunque giro dalla bandierina in favore dell'Accademia Calciatori, disegno profondo sul secondo palo, arriva anche lo stacco di testa direttamente in out. Diodati prova a verticalizzare sulla sinistra, c'è stata la deviazione, altro giro dalla bandierina,
sempre per l'Accademia Calciatori, questa volta da destra, altra traccia ad uscire con il tiro che batte sull'incrocio, poi occhio perché resta lì la sfera, può partire in contropiede il Savio che si libera adesso con Romanelli che prende la laterale, ancora Romanelli, pallone che viene poi allontanato, occhio qui al tiro da fuori, direttamente in out. Martinelli insegue la sfera, pressato il 5, aspetta che arrivi un compagno per appoggiare, soluzione ancora sulla sinistra che trova però direttamente l'uscita della sfera, dall'altra parte ci può provare adesso Romanelli con l'appoggio per il compagno, siamo in aria, parte la conclusione e in due tempi blocca il portiere. Serie i colpi di prima, poi Di Bartolo manda in avanti con la punta, sono due adesso i minuti sul cronometro nel corso della ripresa, sempre 1-1 il punteggio, prova ad avanzare l'Accademia Calciatori dalla laterale sinistra, conclusione diretta in porta, portiere che non la trattiene, spera che resta lì e dunque arriva la rete del vantaggio, Accademia Calciatori su nel risultato per la prima volta, 2-1. 5:30 sul cronometro, conta la punizione per l'Accademia Calciatori, fischia l'arbitro, parte il tiro in porta, Risa si arrampica, poi occhio perché c'è il 3-1. Quando siamo al sesto minuto di gioco, allunga sul più 2 la formazione in maglia nera. 3-1, cambia ancora il parziale, Di Bartolo ora a lavorare all'indietro per il compagno, in avanti per Farinella, si prova a girare, qui giocata splendida del 22, poi Di Bartolo la piazza e il portiere la salva, ci sarà tempo per la reazione del Savio. Passa il pallone, colpo di tacco a tenere in gioco la sfera, poi ricomincia il Savio con il pallone verticalizzato, non può raggiungerla Romanelli, ricomincia l'Accademia Calciatori con il pallone sulla sinistra, poi la conclusione verso la porta, si distende a terra Risa, si allontana. Spara Ciari. Naviga sulla tre quarti il Savio, a sinistra lo scarico di Odati, poi colpito addosso, attenzione perché Martinelli trova poi lo scavo sotto, si riapre l'incontro quando mancano meno di 5 minuti allo scadere, Martinelli per il meno 1 del Savio. Da lungo la difesa, Savio che ora è stabilmente nella metà campo avversaria, Martinelli, occhio perché qui deve controllare il pallone, lo fa in tandem con Diodato, poi centrale Romanelli per Sparaciari, gioca bene adesso il Savio, Di Bartolo spalla la porta, lascia per Diodato che arma il mancino e calcia, pallone sulla traversa, chance enorme della parità per il Savio, lasciata incombenza della battuta a Diodati che già prima messo il pallone lungo verso il centro, ci riprova ancora il numero 8, Accademia Calciatori può partire in contropiede, adesso un po' scoperto il Savio in contropiede, riconquistato il pallone però da Di Bartolo che sta giocando un grande secondo tempo, 60 secondi allo scadere, occhio perché ci prova il Savio e quasi allo scadere Romanelli trova la parità, è 3-3, tutta in piedi la panchina ad esultare. È caldissimo quello tra Accademia Calciatori e Savio, ovviamente noi vi invitiamo a seguirlo qui con noi perché non manca molto, anzi questione di istanti prima che arrivi il triplice fischio, ma c'è ancora tempo per provarci con Di Bartolo ad armare il mancino, trovata la deviazione, arbitro che dà i tre fischi, basta così, saranno i calci di rigore a decidere questa sfida. Fischia l'arbitro, parte Wender, centrale, rete Savio. Fischia l'arbitro, parte il tiro traversa, arriva l'ok, parte Luzzi, rete, fischia l'arbitro, parte il tiro e fuori, e allora può esultare il Savio perché vince ai calci di rigore, esplode di gioia la formazione di Roma, vince la serie dei rigori e dunque si aggiudica la finale del primo e secondo posto per la categoria 2012 Trofeo Memorial Emilio Della Penna. Noi
con queste belle immagini di sport vi salutiamo, grazie.